E benvenuti a sti progioni, così belle mattacchioni, e io adesso sono alive e non potrai mancarla mai. Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Patto in Stream. Patto in Stream di Patto su Twitch. I've been thinking too much. Ok, ci siamo ragazzi, siamo online e siamo qui oggi per guardare assieme il passaggio a modalità autore per guardare assieme la puntata 3 della GOT League, format che a me personalmente piaceva tantissimo e che ora hanno trasformato in puntate, non lo fanno più live. Diciamo che il format è cambiato, ma regala sempre delle chicche e siamo qua per guardare la terza puntata assieme. Potrebbe essere l'ultima volta. Sta a noi deciderlo. Ma no, ma che cazzo dici? Contro uno, contro Gallone, Boselli! Sempre pensate che andiamo a lottare per credere che l'ultimo secondo si riguarda tutti. Sì, questa partita la vince chi ha più testa. Sì, era male, arrivo questo è la vita qua. La vita. Calma. Perché siete ma questo è il davanti a trailer un uomo dell'ultima. Che mette il carisma prima del piede. Andiamo avanti. Faccio magie nella notte, palleggio in gioco. Coach. A posto. A posto. A posto, bravo. Ciao. La vita molto bene. Ma dove che giocate? Cucina. Cucina? Loro stanno aggrediti, capito? Stanno una poca che pezzi. Sono cattivi, sono cattivi. Ma che te ne fai buttando l'anno prossimo, vi dico loro. Vabbè, questo mi piace. Questo è figo. Potevo andare, ma è fasta di premette. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Occhio a questi giocatori. Crispo si muove bene, quindi occhio che giocherà in difesa, ma lui spesso viene via, quindi occhio ai centrocampisti. Zaccaria, raga. Non gli piacciono le botte, c'è un bel contratto, bisogna dire queste cose. A noi interessa vincere, a lui no. Lui interessa fare bella figura, deve tornare in Marocco e non deve tornare infortunato. Porrini è come il bomber, è solo un po' più borghese, però è la stessa cosa. Se si nervosisce, perderà la testa. Sappiamo il loro modo di giocare, sappiamo. Perde la testa. Porrini magari non gioca più. Nel senso che smette di giocare, non è proprio vero che perde la testa. Loro, come vedono il calcio, hanno degli elementi molto forti, però il loro obiettivo è quello di mettere la partita sul piano fisico e cattivo. Mentre noi, a livello qualitativo in campo, siamo per me 10 volte più forti. Sono fortissimi, danno l'anima, sono freschi, sono giovani, sanno giocare la GOT, vogliono arrivare ai final, hanno speso soldi, il cazzo non c'è un difensore. Ma voi pensate che state entrando a fare una partita facile? Non esiste, bro. Olimpo Fucino non sarà mai una partita facile. È una partita storica questa. Loro ci hanno mandato a casa in semifinale l'anno scorso agli shootout. C'è una motivazione in più che è appunto quella là di mandare a casa, di non far andare alle finals con la squadra che non ci ha permesso di giocare una finale che potevamo. Ma Sespo? Il presidente Sespo non c'è? E parla Crispo, ok, ci sta. Vincere perché noi siamo forti, eravamo forti e adesso siamo ancora più forti. Raga, il rispetto delle decisioni del mister, che l'ultima volta non ha portato bene, ci ha fatto vincere con le sue scelte. Non cadiamo in provocazioni. Hanno Picci davanti che lo conosciamo tutti, sappiamo il suo modo di giocare, sappiamo che è uno cattivo, è uno che ha fame, vuole segnare. È il momento veramente di alzare l'asticella. È il momento, ha detto bene il press, è una squadra fortissima, per chi fa la GOT da tanto tempo lo sappiamo, siamo forti anche noi ragazzi. Leviamoci questa ansia, questa paura, questa cosa di dire ma c'hanno Zaccaria, ma c'hanno Crispo, ma sono più specializzati in questi giochi. Ragazzi abbiamo dimostrato nella prima partita che ne abbiamo giocato a calcio, che abbiamo messi sotto ed eterna. Abbiamo bisogno di dare qualcosa in più, dobbiamo farlo adesso, non ci sono più chiamate. O andiamo in paradiso fra un'oretta o finisce qui nostra. Eh
Abbiamo iniziato male, abbiamo fatto un percorso bellissimo, oggi non possiamo... Eccolo Sespo. Sbagliamo. La partita più importante. Oggi pensiamo oggi. Andiamo questo termine in faccia. Dai, 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 dai. Buonasera amici, dal Pancio. E dai Matoshi, buonasera caro Pan. Cioè non sono male, non sono male queste preparazioni di partita preparate, perché lo vedi che sono un po' preparate, dovrebbero tenerle un po' più spontanee, però come lo stanno costruendo non mi dispiace. Siamo qui oggi per Olimpo Fucina. Due squadre che hanno fatto la storia, sì, di questa Got League. Siamo saliti di piano, siamo al secondo, la Fucina ha vinto già una partita, gli Olimpo sono all'esordio in queste finals. Allora, la Fucina nella partita con gli Eternals hanno avuto un Loiodice che finalmente è diventato il colore strepitoso, però oggi ha cambiato la partita, fortissimo Loiodice, quattro ne aveva fatti con gli Eternals. Però ci sono anche gli Olimpo oggi che orfani però ragazzi di Manuel Pascali e di Angelino Carpani, perché la mancanza di Pascali fa sì che gli Olimpo possono schierare per la prima volta il centrocampo, secondo me, più forte di tutta la Got League. Però aspetta, caro Pancio, perché le due squadre, eccole qua, Fucina e Olimpo, stanno facendo il loro ingresso in campo e allora... Come sempre, Suspor! Suspor! Mamma mia, ragazzi, come la cariata, Andre? Il demone... E ci guardiamo anche Super Spot, dai, non lo schippo. Sto teso, però, non mi chiedo, sto teso per la Fucina. Immaginavo. Non lo schippo solo perché... No! Voglio vedere proprio tutto. Questi 57 minuti voglio vederli tutti per vedere la serie che stanno facendo. È giusto che si tratti come una serie, ovvero guardarla dall'inizio alla fine senza skippare, senza andare a vedere subito a spoilerarsi il risultato. Ho fatto la multa, Andre. Neanche siamo arrivati. Diventati bene. Non è neanche pagata. Vabbè, capito, è appena presa. Oh, beh, prima che vai in posta 100.000 robe. Sai cosa devi fare? Corregui. Pago fa? Senza commissione. E visto che ci sei, a sto giro. Paga pure le tasse, no? Che poi se no, sai come finisce, no? Se pensate, lavorerò per le tasse. E voi ragazzi, utilizzate anche voi l'app di Revolut, scaricatela, ci vogliono 5 minuti, utilizzando il link revolut.com/got. Già e ce l'ho, ragazzi, già ce l'ho. Se utilizzate questo link avete 20 euro di bonus di benvenuto e in più la possibilità di venire a vedere da spettatori i trials della Winter Season della Got League. È tornato. Trials con spettatori. Interessante. Tutto il mondo è Palesi ed è lì in mezzo al campo con Zaccaria e il proprio ora io dico una roba, no. Se la nazionale italiana si potesse permettere questo centrocampo, noi, lo dico e me ne prendo veramente tutto il merito perché tanto siamo tutti d'accordo, saremmo passati sicuramente contro la Svizzera. C'è da dire dall'altra parte che la Fucina ha un centrocampo nuovo che ha incuriosito, sto parlando appunto di Cannataro con O Animal Orellana. Aspetta Pancio, perché vedo anche Berlini con Omi lì a farsi intervistare. È stato concordato che Simone Berlini adesso sarà in panchina con l'Olimpo. Ma va, vice coach. Aspetta, sentiamo la scusa. Se vincere posso fare. Ah, pesante questo. Il belloccio è ritornato a casa, non ce l'ha fatta a star lontano. Effettivamente il progetto Eternals non è andato così bene, quindi ci sta a rimettersi nella barca dei vincenti. Gli Olimpo sono veramente forti, io credo la spunteranno oggi su questa Fucina che comunque è solida ma non è stabile come gli Olimpo. Gli Olimpo sono veramente forti e stabili. Sì, tra l'altro. E poi c'è Hack. Nicolo Iodice che si allunga, confessionale di bene con le gambe, quindi vorrei vincere questa partita per regalarmi queste finals che non ho potuto giocare. Sarà una partita, sappiamo, difficilissima perché loro sono una squadra fortissima, quindi giocatori fortissimi, però sono una squadra fortissimi, capisci? Però ragazzi, attenzione agli Olimpo, c'è Hernan Crispo. Ma c'è un punto di domanda. Sì, lo stavo per dire, non l'ho ancora sentito nominare. No, Hernan Crispo ormai è diventato una certezza, ragazzi. Il bomber della Got League. Ma una domanda. Dei dati, sono calcio.
Allora, i dati fanno parte del calcio. Il calcio è un'altra cosa. No, perché certo. Che non si dica. Guardando, chi vince tra Olimpo e Fucina salirà di un piano e raggiungerà i Mucciaccios. Ma andiamo da Pinci Eva. Eccolo qua. Non c'è più niente da aggiungere. Regaliamoci questo sogno. Un passo, siamo un passo dal paradiso. A un passo da fare un regalo a noi stessi, a Manu che è in un letto d'ospedale, al mister Gabri Grabra che manca qui. Yeah. Ce l'ha da tu. Grabri Grabra? Ce l'ha da tutto ancora più di prima. C'è da aiutarsi, c'è da correre, c'è da sognare, c'è da competere. Sta casando, eh. E c'è soprattutto un'unica cazzo di cosa. Quella di crederci. Crederci tutti e credere il compagno che abbiamo a fianco. Siamo la Fucina, non moriamo mai. Dimostriamo, forza! Sono caricati però i giocatori della Fucina. Ma in campo ci sono dall'altra parte gli Olimpo e Ema. Formazione, partiamo con Edo. Gioca palla in mezzo, ok? Destra, però. Sinistra, Miglio. Ok, teniamo a tre. Poi impostiamo a due, quindi impostiamo tu e lui. Ok. Porrini con gli occhi spiritati prima della partita. Mi piace, sono concentrati, ragazzi, lo si vede. Sì, mi raccomando, è fondamentale l'imbucata, la palla al centro. State attenti, perché se la perdiamo poi siamo due contro due. Sapete benissimo come funziona. Io e Zac davanti, compare in fase offensiva che c'è una mano, Simo Cristo davanti. Wow, okay. Ragazzi, andiamo cattivi, facciamo su tre del Puma. Pronto per la Juve. Allora, aspetta un attimo, Ema, diamo la linea a Omiatou. Benvenuti al primo girone del purgatorio. Il paradiso è sempre più vicino, ma chi è che rimarrà per l'eternità qui? Lo scopriremo. Adesso, benvenuti a Olimpo contro Fucina. Grazie. Chi è che rimarrà per l'eternità? Sicuramente non gli Eternals. Perché siamo al secondo piano. Olimpo, Fucina stanno raggiungendo il centro del campo. Tra poco si scambieranno le carte. Prima però dovranno far vedere ai cameraman le loro facce da battaglia, da guerra, perché oggi, come sempre ormai in questi playoff, chi perde, caro Pancio, va a casa. Ma partiamo con le formazioni, Ema. Gli Olimpo di Sespo con il 2-3-1 in porta Edoardo Cizza, poi in difesa il 3-5 Michele Danese e Luca Palesi, il 10 l'8 e il 7 ovvero Alex Migliorati, il prof e Zaccaria, e là davanti Simone Crispo. Hernan Crispo. Gli Olimpo sono forti, gli Olimpo sono davvero forti, nel senso che hanno messo a posto quei ruoli che non avevano perfetti, e adesso con Palesi e Danese dietro, Migliorati di, sono veramente solidi. Vabbè, dai, tre rimangiate anche qui. E poi panca il burattino Valerio Mazzei. Dall'altra parte invece, caro mio, abbiamo la Fucina di Domenico Manfredi. Vabbè, non ti emozionare troppo, caro Pancio, la tua Fucina 2-3-1 anche di qua con Samuele Canavò, il numero 1 in porta, poi Hack e Cannataro, i due difensori, 12, 8 e 10, Salmaso, Orellana e lo Iodice, là davanti te lo lascio dire a te, dai. E Loco Picci! Stai già scaldando la voce. E Loco Picci! Sì, ma Gabri Gabra non c'è mai. Però c'è. Io chiederei alla regia di Tony. Si affrontano i due numeri 9. Sì. Gli unici due numeri 9 capitani, tra l'altro della Gozzo. Sì, sono allora due caratteri totalmente diversi, ma in campo si fanno sentire anche in maniera diversa, ma molto incisiva per le proprie squadre. Hanno scelto le carte. Allora, vediamo il prof Porrini a favore di telecamera. È lì che si allaccia la scatola. Occhio però a Ciccione che lo stuzzica e risponde così il prof Porrini, signori. Si accende la sfida tra Fucina e Olimpo, signori. O malessere il prof Porrini. Ma ragazzi, facciamoci seri perché stiamo per decollare. Subito il flaming di Ciccione. Si parte con la Salamandra e Alex Migliorati che arrivano in contemporanea. La palla ce l'ha. Oddio! Basta! Basta! Chiudiamo ora! Chiudiamo ora! 1-0! Per dispersione! Ma cosa ha fatto il loco? Cosa ha fatto il loco? Tutto, ragazzi! Un gol che non ha senso di esistere! Un gol alla Picci! Solo lui può fare questa mentalità, un gol mentalità del loco, mentalità del loco Picci. Il proprietario delle Murge! Mamma mia, solo lui! Adesso cazzo! E adesso deve mettere la gara alla Fucina, no, non aveva fretta. Che giocatore il loco Picci. Posterizzato Cizza, ragazzi.
E non era neanche iniziato da 10 secondi. Clamoroso. 1-0 Fucina. Mamma mia. Ma che roba è? Un pazzo, ragazzi. Come fai? Io non lo so. Cioè, perché poi lui le prova spesso, ma il problema è che lui le fa, ce le ha quei colpi qui, ragazzi. È sì. Un giocatore differente. No, no, ma ragazzi, dai. Dai, è loco. Cannataro. Ma adesso però gli Olimpo, ragazzi, devono reagire immediatamente. Ma quando iniziano a venirti tante volte non è più un caso. No. Cioè io posso capire che le proverà anche mille, però se te ne vengono 10 su 1000 è già... Aspetta, ma che andiamo da Omi, che con Augusto, diciamo che hai tirato fuori la colomba dal pello. Sarebbe da cinico. Questi colpi vinci non è la prima volta che ce l'ha, però deve fare qualcosa di diverso. Ecco, dobbiamo continuare con questa intensità. Come se non fosse su... qualcosa di diverso, Sciscio. T'ha fatto gol a 5 secondi dall'inizio, deve continuare così, qualcosa di diverso da questo? Non è successo niente. Assolutamente non è successo. Il re di Terracina! Gaza, Colpo di testa di Alex Migliorati, ancora Loco Picci, Loco Picci, grazie per non averci fatto esultare di nuovo. Io qualche extra sistole l'ho avuta sul contatto. Ragazzi, ma guardate Loco Picci completamente... indemoniato. Completamente immerso nella partita. Da quando c'è Gabra un uomo cambiato. Parole avanti però per Simone Crispo. Francobollato da Hack, che apre l'alettone e lo allontana. Poi Hack avrà una partita, avrà una partita veramente difficile contro Crispo. Se fosse sullo 0-0, ma il Loco Picci ha trovato qualcosa di eccezionale. No, non si può dire nulla, solo applaudire un giocatore così imponente, così forte, con personalità. Complimenti a lui. Cizia, che ragazzi, Cizia finirà in qualche poster di qualche bambino in camera. Quanto eh? Mai, ma chi cazzo vuole il poster di Cizia in camera? Dai, ma devi essere proprio, ma piuttosto Andanovic. Male qui però il prof deve metterci la testa. Prof. O malessere, deve riportare in partita gli Olimpo. Tocca a lui. Pallone per Alex Migliorati. Chissà se sarà un fattore la mancanza di Pascali, il carisma di Pascali, il carattere di Pascali. Per questo Olimpo. Un giocatore del genere anche in panchina che non gioca, lo si... Bene qui Salmaso che ferma meglio gli Olimpo. Meglio Simo. Guardate, quattro allenatori degli Olimpo. Ma sbaglia ancora Crispo, Orellana. Pressi qua del prof Porrini che costringe all'errore il portiere della Fucina. Allora adesso gli Olimpo. Prova Palesi. Ribattuto da Hack che riparte con l'azione, ancora lui, capitano Uncino. Giulio Antonio in mezzo a tre, passa lo stesso, arriva lo Iodice. Attenzione, Giulio Antonio faccia a faccia con l'arbitro. Iniziano. Mamma mia, che carica questo Giulio Antonio Picci. Il prof, possesso Olimpo, gestisce e va dalla parte opposta. Per tutto il mondo è Palesi. Occhio allo sciamano Ema. Poi Zaccaria in posizione centrale, si sgancia Alex Migliorati e ritorna in difesa. Zaccaria va dal prof Porrini, che apre il compasso, male, e regala il pallone allo Iodice. Accende il motorino allo Iodice, carica il destro, lo Iodice! Cizza, mamma mia quei due, il 9 e il 10. Non l'avevamo ancora visto in questo inizio partita, si sta dedicando molto alla fase anche difensiva. Anche lo Iodice si scalda, veramente un'arma temibile. Sempre, perché riparte sempre, la Fucina con Cannataro, salta l'uomo Cannataro, poi il fallo di Michele Danese ai danni di Cannataro e quindi sarà calcio di punizione. Occhio Ema, questa è la mattonella del proprietario delle Muce. Datemi bene la distanza, L'ho visto io. Ok, via tutti però. Tieniti le corde vocali. Perché questi sono i momenti Antonio belli della GOT, per dire al tipo mentre giocano. Tirerà. Questa è la forza della GOT. Una castagna, Giulio Antonio. Giulio Antonio, mamma mia, ne stava per fare un altro. Omi, ma Maggi è vivo? Sta girando bene la Fucina, in complessivo? Che dici? Secondo me sì, diciamo che abbiamo iniziato benissimo questi primi minuti, stanno interpretando bene la gara. Credo che stiamo facendo solo la partita, solo come prima, però abbiamo fatto già un gol. Un uomo che l'ha perso. Un po' di tranquillità. Soddisfatto dei ragazzi? Soddisfattissimo, soprattutto di Nicolo Iodice, sta facendo un grande lavoro. Adesso potrebbe anche andare a fare gol. Prova, altro pallone perso, poi lo prova a recuperare, sempre il numero 8 è morto, dicono, poi riesce comunque a riconquistare. Gira. Il pallone dell'Olimpo, cercato Crispo che girala. È totalmente solo, nessuno lo riesce ad accompagnare, troppo distaccato dal resto della squadra, la Fucina molto più aggressiva. Allora il prof per Zaccaria, ma non c'è tempo per respirare, Zaccaria si sposta, ma quella è Orellana, ragazzi. Mamma mia, Orellana, qua che disimpegno clamoroso. Grande. Ti devo dire la verità. Quello è Zaccaria, eh.
questo momento Ax, secondo me, non è colpa di degli Olimpo che non lo stanno gira la palla, Ax sta mangiando Crispo. Il prof chiede l'1-2 a Crispo. Peccato, poi tutto il mondo è Palesi. Centrale, facile. Questa aveva tempo anche di metterla giù. Aveva tempo anche di metterla giù. Verso la porta della fucina. Orellana non ha paura anche a fare da playmaker. E manda in avanti per Giulio Antonio. Che non la prende, non la prende benissimo. Credo che sia quel paese. Sì, per essere offensivo. Sì, no, beh, chiaramente siamo su un'altra piattaforma e le regole più o meno sono quelle. Non si può pronunciare quello che dice Giulio Antonio Picci. Pallone in avanti a cercare Crispo. Ragazzi, la fucina è partita a mille. Cannataro si è preso. E in questo momento Cannataro, possiamo dire che con Orellana stanno vincendo lo scontro a centrocampo. Assolutamente sì. Lo Iodice attaccato da Zaccaria, grandissimo duello, lo vincono parzialmente entrambi. Poi lo Iodice si scontra con tutto il mondo e Palesi, rimesso subito in gioco il pallone, ritmi elevatissimi. Il prof prova a pescare Zaccaria, per ora sono tracce che vede soltanto lui. La palla la recupera di nuovo la fucina con Giulio Antonio Picci sulla linea di metà campo. Poi lo libero, Iodice carica al destro, forse c'è stata una deviazione. Fanno fatica perché devono cercare immediatamente Crispo. Tirano dappertutto, che con Hack sta due perdendo fino a questo momento, è ancora qua. Ancora Hack. Ma a livello fisico. Sì, sì, Hack lo sta sovrastando. Poi Cizza, attenzione perché si è andato a ingarbugliare. Riesce comunque a rilanciare per Crispo che fa la sponda, ma non c'è nessuno, non riescono ad accompagnarlo. Sì, ma sono tutte sponde come palle, non è neanche facile perché Hack Franco bollato. Salmaso scambia con Cannataro, riparte, poi forse se la porta fuori, arriva il fischio dell'arbitro. Mi sa di sì. Allora rimessa Olimpo con tutto il mondo e Palesi che se la sistema sulla linea e va. Tutto il mondo per Amadi Zaccaria, ancora tutto il mondo, in avanti a cercare Alex Migliorati, mangiato di nuovo dalla fucina. Orellana. Bravo. Grande gestione del numero 8, anche Cannataro allarga per lo Iodice, forse la miglior partita della stagione fino a questo momento per la fucina. Nicolo Iodice, il pittore di Bari. Attenzione perché la fucina attiva la carta, doppio cartellino rosso, quindi fuori il prof e Zaccaria. Ai ai ai. Perché sull'1-0 una carta cartellino rosso? No, non la capisco. Ai 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 Olimpo. 3 minuti ragazzi per la fucina, per fare veramente mettere la nitro e portarsi a adesso due. Battono forse questo calcio d'angolo e poi ti dico cosa penso della fucina. Un attimo, se vince la fucina 20 euro, certo. Manda indietro il nastro 20 euro, Mandiamo indietro. Orellana va dalla parte opposta per Salmaso, all'indietro per Hack che sta giocando una gran partita. Cannataro guida tutti, è lui il vero playmaker. Orellana gioca per far gol ai suoi compagni. Sì. Alla fucina mancava un giocatore così. Gira palla stile palla nuoto la fucina perché sono due uomini in più. Poi Hack. Non voglio Cannataro immaginare dice cosa gli stanno dicendo in panchina. Hack. Sì. Lì non doveva tirare, palesemente stanno tenendo palla. Nel calcio a 7, come dico sempre, l'all-around il regista un po' alla Porrini. Non arriva perché si è incisticato, alla... ma allora Hack riesce a servire ancora una volta il numero 8 Orellana. Un po' grande Orellana come stanno dicendo deve essere fondamentale nel calcio 7 perché nel calcio 11 far girare il regista è veramente fondamentale. L'all-around. Un po' Pascali qua, sarà anche il capello sì, lungo, è vero, questa spazzata. Però, dicevo, la fucina ha trovato quell'equilibrio che parlavamo prima a inizio partita e quindi lo Iodice e Picci possono fare il lo Iodice e Picci. Occhio intanto a Orellana che finta il Orellana, tiro. Orellana cosa ha fatto? Poi Cannataro dentro l'area di rigore non tira, lascia lì lo Iodice, extra pass ancora lo Iodice di Suola si fuoco. Sposta la palla sul sinistro lo Iodice stacca la traversa poi Salmaso. Mamma mia, non è finita Giulio Antonio oh. Non ci credo, se fa questa viene mamma su mia. Gesù no beh qua ha provato una cosa che non sta loco, sono che non loco, sta in cielo, le ha questi colpi qua. Fulò alla fucina, ragazzi. Lo Iodice e Picci non hanno compiti, possono fare lo Iodice e Picci. E quindi, ragazzi, la bravo fucina è un'altra squadra. Sei tranquillo perché dietro hai Cannataro e Orellano che sai che giocano. Bravo, per la squadra. Per la squadra. Equilibrio, equilibrio, ragazzi. Ragazzi, Cannataro qua fa uno slalom tra due uomini sì e poi la passa. Lo Iodice
punta l'uomo, si sposta la palla, lo Iodice, mamma mia, contratto da Alex Migliorati. Ma non, ragazzi, puoi farlo venire fino al limite dell'area, abbiamo... non puoi farlo venire. Credo il demone di Maggi. Cioè, se c'è una squadra che contrasta i centrocampisti, lo Iodice Picci non è che fanno tanto, però qua Crispo è... d'esperienza va a prendersi un fallo al limite dell'area di rigore. Il primo duello vinto contro Hack, e questo è un duello, ragazzi, che può valere tantissimo, perché in un momento di difficoltà ti vai a prendere questa punizione. Sì, esatto, quello che dicevo prima io. Occhi del grande è un duello che conterà. Sespo, ma ora sulla punizione c'è lui. Luca Palesi, scelta del presidente Sespo. Barriera 4, raramente vediamo barriera 4 per Cannavò. Sul palo c'è anche Hack, un muro nero-verde davanti a tutto il mondo. È Palesi, parte il numero 5, una sassata contro la barriera della fucina. Quanto manca Fratino in queste cose al violino. Crispo, la palla arriva per bene qui Orellana, riparte il pitbull, 10 secondi alla fine della carta. Orellana allarga per la salamandra che appoggia. Iodice va dalla parte opposta per Picci, la conclusione, Cizza, è finita la carta, possono ritornare i giocatori dell'Olimpo. Poi Picci la riprova, la palla ancora buona dentro l'area di rigore. Orellana, buona la sua gestione, lato corto, franco bollato da Danese, poi subentra anche tutto il mondo. E Palesi che sbaglia, che però brutta. Non riesce ad uscire. Ragazzi, la fucina sta andando a 2000. Sì, però hanno perso una ghiotta opportunità. Sono messi male, non li stanno contrastando. Vediamo i capi di Maggi che mette dentro Simone Simoni, vuole un po' di peso lì al centro. Riparte la fucina, Hack. Simone Simoni, bello l'1-2 qua con Orellana. Ragazzi, veramente bene. Si sono allenati e si vede. Lo Iodice, il tiro! Cannataro, ancora Cannataro! 2-0! Ma che dazione è stata! Ma che fucina, Tutta di prima, ragazzi! Tutta la di prima! La fucina gioca, la fucina gioca. Analizziamola al volo questa. Fermiamoci un secondo. Vado ad analizzare. Ragazzi, allora, rimessa laterale. Con il doppio cartellino rosso, la vediamo i capi di Maggi che mette dentro Simone Simoni. Vuole un po' di peso lì al centro. Riparte la fucina, Hack. La fucina riparte, Simone Simoni. Che fa un triangolo, Crispo deve seguire, Crispo non può lasciare libero questo triangolo. Bello l'1-2 qua, colore. E già si è creato la superiorità. Porrini in ritardo, perché anche Porrini non può lasciare questo buco davanti a Simone Simoni. Gioca veramente bene. Sono sbilanciati sulla sinistra, 3 Olimpo sulla sinistra, Picci... E in due sulla destra, o speculare, insomma, in due sulla sinistra. Si sono allenati e si... La palla si apre, arriva lì che è già in posizione di tiro, praticamente già in posizione pericolosa per andare al tiro. Nessuno lo chiude, il difensore gli sarà lontano 3 metri almeno. No, vede, poi lo così. Iodice. Così prendi la mira, fai quello che vuoi. Poteva darla anche dietro al set, che è Simone Simoni, poteva darla anche a lui, c'era un piattone... Che era un rigore in movimento praticamente. Il tiro! Cannataro! Così prendi gol. Cannataro! 2-0! Ma che dazione è stata! Ma che fucina, Tutta di prima, ragazzi! Tutta di prima, in transizione! Signore, Picci fa il gesto giusto. Questo si chiama calcio. Qua fanno calcio, ragazzi! È un altro tipo di gioco. No, ma che giocata! Che... Il demone di Maggi! Attenzione ragazzi, gli Olimpo decidono di attivare la loro carta Shootout Roulette. Pregando che non sia presidente. Quando vuoi, mister. Questa è la carta che pesa. Draft. Shootout Draft. Roulette. Non gli è andata per niente male. Alex Migliorati, il numero 10 degli Olimpo, ha la possibilità di accorciare le distanze e di mettere una garza. Alex Migliorati finora aperta. Alex Migliorati contro Cannavò. Alex Migliorati, Cannavò! Ancora Cannavò! È chiuso! Però adesso la quadra devono rimanere in partita. C'è ancora due ruote. Alla Goto può cambiare tutto in un secondo. Però intanto il primo tempo lo stanno dominando. E questo è un dato. Zaccaria per Danese. Cizza. È entrato anche Cariglia, eccolo qua, col numero 4. Quindi al posto di Alex Migliorati si compone la difesa. Bravo, fai girare. Così, sì, così. Se così. Continuate a girare per creare spazio, trovarlo.
tutto il mondo è palese. Bravi. Zaccaria, d'esterno, cercare così. Cariglia che si era proposto, non era male, però non riesce a tenere il possesso di palla. Rimessa per la Fucina. Lo Iodice danza e guadagna anche la rimessa laterale. E sarà Cannataro a batterla direttamente in profondità sulla testa di Simone, che ha provato. Sai, poteva andare. Non è passare pure in bocca al lupo. Ora Hack. Ma a livello fisico. Sì, sì, Hack lo sta sopra Cannataro. Allarga. Se vince la Fucina. Eravamo? Davanti a tutto il mondo è palesi. Più avanti c'è una montagna da scalare ancora. E a proposito, Iana che aveva seguito l'azione, ma la palla ce l'ha l'alieno. Zaccaria si è acceso in un secondo, cioè non ha fatto niente. Un attimo, Zaccaria, non ha fatto niente tutto il primo tempo. Ha fatto la giocata, una delle più belle della contrina. Attenzione, prof, che scambia. Bravo, con Crispo. Il prof voleva farlo più bello di Zaccaria. Shot out l'ho visto. Zaccaria, qua, dai. D'esterno, cercare Cariglia che si era proposto, però non riesce a tenere il possesso di palla. Rimessa per la Fucina. Lo Iodice danza e guadagna anche la rimessa laterale. E sarà Cannataro a batterla direttamente in profondità sulla testa di Simone, che ha provato a sorprendere Cizza. Era un bel colpo di testa. Okay. Posso dire, c'è lo Iodice, gli fa la mezza rovesciata. Questa è la differenza di pensiero che dicevamo prima. Sì, però lo Iodice pesa anche un quinto di Simone. Ma anche Picci, te la prova. Saltiamo un passaggio. E poi lì potevano reagire, è entrato intanto Nicola Scaria. Sì, sì, sì. Vediamo se darà lo scossone. E lì si è composta la difesa con Danese. Tutto il mondo, Zaccaria. Girate. Spazi. Gira palla il prof esterno sinistro, la finta Zaccaria, la giocata Zaccaria, si è acceso Zaccaria, attenzione, mamma, è un cioccolatino mia. Mamma mia, è un UFO. Zaccaria è un UFO. Crispo 2-1. Lo sciamano del Monte Ketama, signori, a me Zaccaria fa un gol dell'assist. No, gol dell'assist. Perché è quando ma tu fai una che azione e devi più solo metterla dentro. Sì, ma il problema, che azione, Zaccaria, bravo Crispo a essere freddo. Però fermi, ne parliamo tra poco. Giulio Antonio colpisce il prof o malessere in una marcatura che non si può, non c'è lo spazio per la fisica. Occhio al prof, che adesso occhio al prof, ci occhio sono al prof, la finta del prof, pallone in mezzo a cercare Crispo, si chiude a riccio la difesa della Fucina e riparte. Siamo quasi alla fine del primo tempo. C'è Giulio Antonio, occhio, perché è tarantolato dentro l'area di rigore. Prova l'assist a Orellana, che aveva seguito l'azione, ma la palla ce l'ha l'alieno. Zaccaria si è acceso in un secondo, non ha fatto niente tutto il primo tempo. Ha fatto la giocata, una occhio delle più belle della coppia. Attenzione, prof, che scambia con Crispo. Il prof voleva farlo più bello di Zaccaria, sì, e qua era un po' geloso. Bel primo tempo. Segnare. Lui voleva semplicemente farlo meglio di Zaccaria. È finito il primo tempo, ragazzi. Che primo tempo, è inquadrato il protagonista, il Loco Picci, ragazzi. Fucina davanti, in pieno possesso della partita. Raga, oh, silenzio, che sento troppo mercato. Si chiama Manfredi. Silenzio, prendiamo sento fiato, troppo mercato. C'è una montagna da scalare ancora. E a proposito di montagna, la prossima da scalare è la ruota di questo primo tempo. Andiamo a vederla, quindi Pancio, sul volume. Tensione altissima. Sarà Draft Boat. Attenzione ragazzi, qua rischiatando Manfredi. Sentiamo Ciccione. Uno deve stare fuori. Le scelte della dirigenza. Rizzi e poi Salma e Franco. Rizzi è più difensore, voglio parliamoci. Ah, qua proprio invece siamo. Cosa facciamo dopo? Se sale il portiere, anche perché loro non hanno alternative. No. Okay, però allo stesso tempo c'è poco da discutere. Mi raccomando, vai, dai. E correte l'uno per l'altro, l'uno per l'altro. Il maestro. Senza paura, sei capace a giocare. Dai, Ogade. Senza paura. Il maestro. E adesso, frate, è adesso. Migliorati Gadeschi e Pirali per gli Olimpo. Invece per la Fucina, Salmaso, Rizzini e Maruon Frattini. Che abbia inizio la sfida, Ema.
Si comincia con Frattini, potrebbe essere il crack di questo draft. Arrivano insieme sul pallone, poi che ci ha abituato a gol spettacolari. Non mi fate soffrire con queste immagini, signori, addirittura, che bello, è loco. Pallone per la Fucina con Cannavò, da indicazioni Marwan Frattini a centrocampo, viene ignorato però dal suo numero uno. Pallone per la Fucina però con Marwan Frattini, buona. Bravo. La giocata dalla parte opposta. Occhio per Rezzini, altro pallone rischioso, la porta è vuota, attenzione. E poi terroraccio di Pirali, però fuori. Stai in porta. No, potevi fare anche due passi, potevi essere più tranquillo. Ma neanche possibile. Neanche impossibile. Tanto draft della prima ora, Pirali. Intanto va Frattini. Se ne va Marwan, che ha provato un assist alla Iniesta, praticamente lì a Salmaso. Pallone ancora per l'Olimpo con Alex Migliorati, che è lui che deve fare la differenza in questo momento. È il numero 10 degli Olimpo, chiede 1-2, grande giocata, eccola qua, eccola qua! Oh, bello! Gladeschi! Black Swan di Ragnar! Che gol! Con il pallonetto, rivediamo il replay perché merita! Bucato Cannavò, lo mette nell'angolino e gli Olimpo hanno dei grandi draft, Pancio. Ah sì. Bucata perfetta, poi gli Olimpo hanno dei buonissimi draft. Il cucchiaio supera il portiere della Fucina. E questa è una gran giocata, eh. Ragazzi, gli Olimpo, tecnicamente questo è un bel gol. Tanto completamente via il palo. Anche parata. La parte di Cannavò, parata, la porta è semi vuota. Alex Migliorati carica al destro, Cannavò. Si è accesa questa draft mode improvvisamente. Però la Fucina, dopo aver dominato 16 minuti, ora si trova sul 2-2. Salmaso, la palla per Rizzini, devono tenere la palla la Fucina, ma gli manca tra i draft, è sempre mancata una punta, questo forse è l'unico errore. Sì, bella. Lo scavetto a cercare Marwan Frattini che si porta la palla in avanti, attenzione, Rizzini può tirare. Cosa però aveva fatto? Migliorati davanti. No, scusa. Si deve prendere la responsabilità Marwan, ragazzi, che è l'uomo più dettato tecnicamente tra i draft della Fucina. Marwan Frattini se ne va, buona la giocata. Marwan Frattini si propone Salmaso, dietro di lui Rizzini, arriva anche Cannavò. Giusto, Cannavò giusto. Allarga per Rizzini, il generale per Frattini. Frattini non c'è contatto. Dentro, e allora Cizza in avanti sulla sua verticale, la bella giocata per Pirali, poi Migliorati, la non porta vuota, sbagliarlo, bravo. L'hanno ribaltata così in un lampo. Di Olimpo vado sul 3-2. Alex Migliorati, signori, il draft della prima ora degli Olimpo, l'uomo che era stato scelto da Sespo nella summer season, lo ripaga così. L'abbraccio con il suo presidente, che finalmente andiamo da Omi però, Pancio. Ricky, rigore netto. La Fucina decide di attivare la carta VAR. Ma per il falso, per il fallo su Frattini. La Fucina chiama la carta VAR. Occhio per il fallo lì di Frattini dentro. Queste quando non fai le scelte con la testa, io sempre detto, ma secondo me il pallone un po' lo prende, eh? Non ha una punta. Poco forse. Ti capita questa modalità qua e non c'è il pallone, secondo me lo prende. Va rientrando il pallone, vediamo quale sarà la decisione. Dopo che ha comunicato con la VAR ufficiale, attenzione. Dalla revisione al VAR si evince il tocco sul pallone che avevo visto in presa diretta, quindi confermo la decisione. Decisione pesante. Ci ha detto che era rigore, quindi è a rigore. Occhio all'occhio, occhio sul volume. Una cosa, basta che è stato valutato bene. Basta che è stato valutato bene, perché cambi il mondo così. Da 3-2 per me, 3-2 per loro. Come per me? Non è che giochiamo. C'è solo una cosa però, Per me. E la palla però ce l'ha la Fucina, che ha giocato fino a questo momento la miglior partita di quest'anno ed è sotto però. Fuori il tiro di Cannavò. Ancora loco, però non ci sta. Primo tempo assurdo, 2-0 per noi. Sto un po' scattando la live, vedo. Però ho ragione. Perché non c'ho spettatori per chiedere se si sta vedendo bene. Pirali prova. C'è uno spettatore. A lottare insieme a Marwan Frattini. Si è un po' infognato. Riesce comunque ad uscire male. Ma esce. Salmaso, la porta è vuota. Salmaso! Fuori! La salamandra Salmaso aveva l'opportunità per portare al pareggio la Fucina. Proprio fastidio, non è stato facile per Salmaso. Non era neanche difficile, ad onore del vero. Però tutto la palla ce l'hanno difficile. Gli Olimpo quando mancano 4 secondi, direi che finisce qua il primo tempo. Olimpo 3 Fucina 2, si è andati indietro
di pochi secondi eravamo 2-0 per la Fucina. E una partita che era, sembrava finita praticamente. Stanno cadendo su. Sentiamo le squadre però. Stanno cadendo su. Effettivamente la presa sta cagando. Ragazzi, vogliamo fare? È pietrificato. Vogliamo buttare in merda una partita? O vogliamo stare tranquilli e continuare a giocare? Questi tre minuti sono andati così, qualche rimpallo gli è andato bene, eh? E continuiamo a giocare come prima. Chi è stato fuori a guardare, bello carico, ha preso 5 minuti di aria. Però mo dobbiamo andare in campo tranquilli e rifare il primo tempo. Come sì, anzi, la prima meglio, volta. Perché poi arriva la ruota e può cambiare tutto. Quindi ancora meglio del primo tempo. Però ragazzi, la buttiamo in merda se entriamo agitati, l'arbitro doveva fischiare. Tranquilli, siete più forti, volete arrivare a domani? Tranquilli, giochiamo. Il loco è spirito. E allora si riparte, Ema. Con il pallone, il primo possesso per la Fucina, direttamente un tiro in porta di Simoni, sì. Gli Olimpo che sono avanti, e però è ritornato Loco Picci, è ritornato lo Iodice per la Fucina. Sta dicendo a tutti il Loco Picci. Secondo tempo, la Fucina deve tirare fuori la gara. Attenzione perché ha subito un colpo Zaccaria dallo Iodice. Lo io dicevo lo stesso, a me scuola, sembra gli sia arrivato il pallone in faccia. Ma intanto fermi perché Zaccaria è rimasto a te. Occhio a Crispo, Eva! Ma che scherzano! Devi fermare il gioco! Devi fermare il gioco! Ma devi fermare! Picci può venirti così! Picci può venirti così! E allora perché? Perché? Neanche tu! La faccia, devi fermare il gioco! Non puoi! Non mi interessa! Non puoi! Non puoi! Picci puoi o no? Non puoi! Picci puoi o no? Non ci provare! Non ci provare! Perché no? Perché c'è modo di venire! Così nervosismo. Berlini trattiene Crispo, non l'avevo mai visto così, Ema. Discussione animata tra l'arbitro e il numero 9 degli Olimpo. Zaccaria comunque tutto bene, sì, sì. Esatto, per fortuna che sta bene. E Loco Picci va a pressare a tutto campo. Pallone in avanti a cercare Crispo, si rinnova il duello con Hack. La palla la fa passare il prof. Zaccaria! Ancora l'alieno! Che ancora gol. Lupo! Che gol in un momento di difficoltà. Di Stasi si inventa Zaccaria un gol Zaccaria. Che gol! 4-2 per Zaccaria. Stop. Che caro mio si chiama controllo, lo sciamano del Monte Ketama. L'uomo veramente in più forte di questa partita, signori, si prende la scena davanti a Loco Picci e lo Jodic, segna una doppietta. Nel momento in cui la Fucina sembrava con la garra essere entrata in campo con uno spirito diverso, Zaccaria si prende lo scettro. Attenzione perché la Fucina decide di attivare la carta shootout roulette. A me il dado, anzi a Manfredi. Attenzione, il talismano tira fuori Manfredi per questo dado. Draft mode, il talismano mi sembra che non abbia portato tutta questa fortuna. Vabbè, manco c'è per Salmaso, il dente. C'è la allora io ho un patto con Salmaso, non gli commento più niente, gli ho rovinato una vita, gli ho rovinato la carriera, ho ricevuto minacce, vai punch. La salamandra Salmaso. Ti leggo qualche dato. Come sul dischetto. Cioè, devo fare il punch della situazione. Non ha mai... Non ha mai mangiato la pasta al pomodoro. Sangue freddo, salamandra Salmaso contro Edoardo Cizza. Respira e sospira, salamandra. Traversa! Palo, scusate, anzi, di Salmaso. Poi tu c'hai proprio, come si dice, ma come? Tu godi perché l'ho commentato io. Ma come fai a dire traversa? Vabbè, un palo pieno. Sì. Comunque ragazzi, Salmaso stavolta l'ha commentato Paccio. Direi che... Sì, però tu hai detto i dati, non sei stato zitto, eh? Oh, devo dire la verità. L'ha tirato benissimo. Ah, infierisci anche. L'ha tirato bene. L'ha tirato bene, dai. Con Salmaso fine partita. Ma no, l'ha tirato bene. Poi lì se prendi la traversa... Inizialmente l'Olimpo non aveva tanto capito come era messa la Fucina in casa, adesso comunque dopo la draft mode anche a metà del primo tempo
Oh mio Dio, si sono posizionati meglio e ragazzi, stanno incredibile, stanno capitalizzando le poche occasioni che deve perdere la testa la squadra di sono venute, sì, stanno capitalizzando sicuramente meglio della Fucina. Di gioco, questo shootout io... da fare, mamma mia, forse... qua. Mamma mia. Ha visto un piccione sul trabattello. No, anche in marcatura bene, però diciamo che può ha ampi margini di miglioramento, mettiamola così. Due carte della Revolut al posto dei piedi, Hack. E allora la palla per la Fucina. Lo Iodice. S'accentra, lo Iodice morbido a cercare Loco Picci. Cizza. Si è un po' rotto. Si è rotto qualcosa nella Fucina, nel gioco della Fucina. Sicuramente gli Olimpo sono cresciuti. Aia. Ma c'è Cannataro che serve il Loco. Mangiato da una grande chiusura da parte di Michele Danese. Bella bravo, chiusura Danese. Quasi Danese, però qua Loco ha un po' dormito. Sì. Ha provato una finta un po' strana. Non l'aveva visto, però. Marwan. No, scusate, Cannataro in avanti. Bello. Chiede l'1-2. Cannataro, no. Cizza fa il fenomeno. Cannataro no, ancora deve Cizza. Farlo, non devi farlo quello, devi farlo. Così però, grande bombe. Doppia parata. Però la Fucina sta iniziando a prendere i giri, ma... Sì, però Cannataro, Cizza, ragazzi, è già la seconda. Prima ha dato la palla a Picci, qua che è sul triangolo. Lo Iodice, lo Iodice. Spreca un'occasionissima. Cannataro. Deve aggiustare i giri lo Iodice. Il cervello della squadra. Che serve lo Iodice. Il pittore della squadra. Prova a saltare il prof. Se ne va lo Iodice. Ci mette però una punta. Mi avete fatto saltare un pezzetto di partita, scusa. Se ne va la squadra. Angolo. Tira lo Iodice. 5-53. Spreca un'occasionissima. 6, 57, 58. 6-38. Serve lo Iodice, il pittore della squadra. Prova a saltare il prof. Se ne va lo Iodice, ci mette però una punta. Ma avete fatto saltare un minuto di partita. Ma che non succede da nulla? Ma ti spezza il fatto di essere lo Iodice a cercare Loco Picci, che riceve un po' faticosamente, poi cade e l'arbitro le fischia contro. Occhio sul volume. Alla prossima t'ammonisco. Anto, la prossima t'ammonisco. Prossima simulazione t'ammonisco. Che l'arbitro è santo. Allora, posso dire? L'arbitro è veramente posso santo. Dire, qua sono d'accordo con l'arbitro. Si è lasciato proprio cadere. Se l'ha cercato, ci sta. C'è stata una minaccia. C'è stata una ammonizione verbale da parte dell'arbitro. La prossima, però, sarà una ammonizione vera e propria. Zaccaria contro Zaccaria lo Iodice, sembra forti. La Champions League invece la Got League, ragazzi, pallone per tutto il mondo e Palesi un po' fuori dal gioco degli Olimpo, ma sappiamo quanto può dare il numero 5 Rosanero. Si è messo un po' più indietro, Cariglia fermato, poi ripartono i giocatori della Fucina con Orellana, grande giocata. Ricci, chi c'ha davanti? Si stanno alzando i livelli in questo secondo tempo. Dov'è? Mettiamoci Picci? Comodi, siamo 4-2 a Lippo. Pallone di Cannataro a cercare il Loco. Il Loco, c'è lo Iodice che arriva puntuale a sostegno, poi davanti a sé c'è sempre il prof che non se lo perde mai. Cannataro bello. Di prima, riceve l'1-2. Cannataro allarga per Orellana. Orellana non tira e allora subentra. Tutto il mondo è Palesi questa volta, la ragazzi, giocata sensazionale. Cannataro ha tre occhi praticamente. Sì, ma che giocata Palesi, tutto il mondo è Palesi. Difensiva, dobbiamo sottolinearla. Lo Iodice con la suola, Picci questa volta subisce fallo da tutto il mondo è Palesi. Avete più dei meriti voi che meriti loro? No, beh, non è questione di me. Abbiamo preso, penso, dalla partita scorsa questa, sei pali, una cosa del genere. È vero che il palo è il tiro sbagliato, però ecco, magari qualche volta può entrare, magari ecco segna adesso. Il Loco Picci. C'è Cannataro a disturbare Cizza. Barriera 3. Il capitano, il Loco. Il Loco Picci! Mai dare per morto il Loco Picci! E Loco Picci! Dai, però non potete aprirvi così la barriera, lui. Su. Uno che salta, due che stanno Fucina. Fermi. La letta. Cioè, ma poi si sta fermi a 7, cosa salti proprio? Oh. Ci risponde a Zaccaria, no, attenzione. Ma io vi dico, siamo solo al secondo piano. Siamo solo al secondo piano, caro Pancio. Occhio perché cade Crispo. Quanti piani ha la torre? 6. Cioè, e siamo al secondo. Occhio. The Tower. Ammonito però lo Iodice. Troppe polemiche con l'arbitro, ma vedo anche Omi. Attenzione, eccolo. Perché gli Olimpo decidono di attivare il cambio del goalkeeper, no. Chi va in porta per la Fucina. Manda lo Iodice. Lo Iodice in porta. Per 3 minuti. Ovviamente lo Iodice. Lo Iodice in porta, ragazzi.
Bella giocata qua della panchina degli Olimpi, Sespo e Valerio Mazzei. Ma che è fortissimo. Piccolo, chi vince veloce, qua un gatto. Va alle finals, dei playoff. Occhio. Attenzione Ema. Calcio di punizione per gli Olimpo con tutto il mondo e Palesi. La barriera è pronta di Cannavò. Arriva il fischio, parte il destro, deviazione. Andiamo! Mamma mia, che brutto. 4 a 3 in questo momento, Ema. Caffè time. Tanto con uno spettatore nel senso non è che. Every breath you take. 4-3 per gli Olimpo. Il cross morbido del prof sul secondo palo per tutto il mondo e Palesi. La finta, poi il tiro, era bello di fronte. Poi Rizzini in qualche modo riesce a pescare il Loco Picci mangiato da Cariglia Danese. Tenta il tunnel il prof. Poi Orellana, ci mette una pezza anche Cariglia. Mamma mia che ritmi. E ricordiamo che questa è l'anticamera delle finals. Chi vince occhio, va direttamente contro i Muchachos. Proprio alle finals. Powerade by Revolut. Devono spingere al massimo gli Olimpo perché possono staccare di due distanze la fucina. Adesso che hanno la carta. Occhio perché c'è l'UFO con il pallone tra i piedi. Ma questa volta viene fermato dalla fucina e c'è l'altro UFO. Picci che si allaccia con Danese. Indiavolato il Loco Picci qua, tutta esperienza completamente. Cioè, tu pensa essere danese che dice vabbè dai, che bello, vado a giocare alla Got League e voi ti trovi... prima partita c'hai il Loco Picci contro, cioè non so caro Michele, se vuoi tornare a casa. Parte il Loco di nuovo, sempre il Loco stavolta sulla barriera. Hack regista della fucina, non è una bella idea, non è una bella, meglio con la deviazione sì. Lì ci lavora lì dentro, si ripropone Hack, ci pensa quattro volte prima di dargli il pallone la salamandra. Qua era difficile, no, era Cannataro, scusate. Sta partorendo forse tutto quattro bene volte, Loco, so. Qualcosa sta succedendo. Cariglia troppo tenero, errore clamoroso di Cariglia, pallone dentro, lo copre l'amico danese. Vabbè, ma Loco ragazzi, Loco è completamente demoniato, è Loco Picci che sta trascinando la fucina. Sta rimessa laterale, occhio Hack lì in mezzo, lo Iodice va proprio a cercare Picci sul secondo palo, il contrasto, poi Hack si deve impegnare. No, però qua c'è stato, io non lo so se è più positiva o più negativa questa sua garra, come si suol dire. A tre quarti di partita bisogna pallone forse per Orellana, chiuso da tutto il mondo e Palesi, poi Zaccaria. Mamma mia, Zaccaria. La Zidane, poi ha provato a pescare anche Crispo, non mi riesco Orellana, a tenere Orellana, occhio perché ci sono dei ritmi devastanti Ema adesso. Sì, stiamo entrando veramente nel vivo. Hack allarga il pallone per Cannataro, che allarga molto bene per Rizzini, che ha spazio, non se lo prende però.
cerca il Locopicci che deve mettere giù e addomesticare un pallone difficile e lo fa benissimo. Allora lo Iodice contro tutto il mondo e Palesi, la suola, poi l'esterno, poi ancora il pallone morbido dentro, Cariglia ci mette una pezza, Danese allontana, Orellana pensa alla conclusione poi è costretta ad allargare. Mamma mia, bel calcio, che fucina Olimpo. Bel calcio. Danese in fallo laterale. Bella partita. Due minuti ancora. Se avete il cuore debole non guardateli questi minuti finali. E allora la fucina con Cannataro. Lo Iodice davanti a sé c'è il Proporrini, le coppie ormai sono formate, Orellana riesce a sgusciare via Crispo che ci mette una pezza, poi arriva l'UFO, l'alieno, Zaccaria protegge palla, non c'è fallo, non c'è nulla, c'è soltanto rimessa laterale e vogliono andare fino in fondo con quelli, mancano 60 secondi poi ci sarà la ruota, un gol divide Olimpo e Fucina, un gol dividono dai miei 60 euro. Attenzione, ammonito intanto Cannataro. Sì, Cannataro ammonito. Devono non lasciarsi trascinare. Tutto il mondo è Palesi, colpisce Zaccaria perché gli sta anche sulle balle lui che è un compagno, talmente forte. Pallone rimesso in gioco, Orellana, Cannavò pressato, se la cava comunque lui, il portiere. Poi Cannataro sul lato corto dell'area di rigore davanti a Seccia Danese. Bravo. Arriva a sostegno Orellana, sì. Extra peste per lo Iodice, ancora Cannataro, la possibilità, si gioca. Salvano. Bravi Olimpo, stanno correndo tantissimo, stanno correndo. Picci! Cizza! Miracolo! Di Cizza, ragazzi! Ma cosa aveva fatto? Era stata deviata, si è girato loco, ragazzi! Mamma mia, sembrava Giroud! Tra l'altro neanche col suo piede, quasi mancino. Lo Iodice, fa il tunnel a Zaccaria e passa! Lo Iodice, poi arriva Crispo! A chiudere il capitano! E poi Picci! Occhio! Cosa succede? Cosa succede? No, non è che ridere. Cosa succede? Quei pesci quando li tiri fuori dall'acqua. Sono entrati molto male. Ancora con l'amo in bocca. È stata un'entrataccia da parte di tutti e due. Un'entrataccia da parte di tutti e due. È entrato malissimo. Allora, la ciliegina sarebbe. No, ma in realtà si sono presi cadendo. Forse il ginocchio di Picci, sì. Pochino. Mi sembra veramente che Loco l'abbia fatto per non essere ammonito, però posso dire un premio. Se dovesse essere così, ma no, secondo me era un contrasto in realtà più brutto di quello che sembrava. Se si può tagliare solo il suono, me lo metto come sveglia. A me ammonisce. Ho preso la palla, lui mi ha preso la gamba. Vai, continua. Come cammina Loco. Si riparte, ragazzi. È diventato ormai un personaggio di TFT, Loco Picci. Brutto rilancio qui, la fucina forse avrà. No. Finisce qua il tempo regolamentare di una storia che però ha bisogno della ruota. Ai ferri corti, tra l'altro, Crispo sì. E Picci. La fucina esprime veramente un bel calcio, solo che l'Olimpo con la tecnica dei singoli è riuscita a scavalcarli adesso l'ultima ruota. Io spero che non gli arrivi la nostra telecronaca perché gli viene la sveglia. A mille, cazzo. Tre minuti che sono fondamentali. Dobbiamo mandare a casa. Dai. Stiamo andando tutti. Questa è la fucina. Partita incredibile. Bellissima partita. Contro una squadra forte. Non so, però. La più bella fucina sicuramente di tutta la cotta. Avessimo giocato così dall'inizio. Però i cambi sì. È vero. In finale da un pezzo. Bella fucina. Bella fucina. C'è ancora la ruota, l'ultima di questa partita. E allora vediamo. Una delle finals. E la fucina. 3 contro 3. Oh mio Dio. Sarà 3 contro 3 la fine, l'epilogo di Fucina Olimpo. Ed ecco quale scelte dei due allenatori, il prof contro Nicolo Iodice. Let's go, si parte, fermi tutti prof, perché c'è il prof Zaccaria. E lo Iodice, ma il prof fa carambolare il pallone sullo Iodice, quindi tutto il mondo è Palesi e il prof Palesi. Entra Zaccaria per offendere, esce Cizza e quindi i tre dell'Ave Maria, i tre uomini di punta, i tre moschettieri, sì. Tutto il mondo è Palesi a gestire il pallone con il prof Porrini e ora bisogna toglierla però a loro sì. Sarà molto difficile. Cannataro e lo Iodice devono fare un gran lavoro. Non hanno alcun interesse nel perdere il possesso. Assolutamente no, assolutamente no. La Sciscione move contro Sciscione. La Sciscione move. Secondo me non devono farsi ingolosire. Dipende, perché però, se c'è possibilità di segnare, vediamo, io dico sempre che loro bisogna sono dei segnare. In campo
noi Yoragon no. D&D9 ci limiteremo a fare la cronaca. Il prof fa passare la palla sotto Canatale, sì, poi no. Palesi spara centrale, allora lo Iodic se la porta avanti fallo. Lo Iodic l'hanno fatto, ma il devi farlo, devi farlo quello. Se lo sbagli è un casino, l'avevamo detto, perché potrebbe rimbalzare così. Mancava, ma lui ha il 10 sulle spalle e dopo bravo, 55 bravo, secondi bella la cosa qui. Porta al pareggio la fucina in quella clip. Sempre lui. Però il possesso Olimpo ancora adesso. Un gol di Cannataro, doppietta di Picci, gol di Lojodic. Sì, due minuti, si può fare gol di tutto. Gol di Zaccaria, gol di Crispo. Caduto Cannataro. Avanza, le grandi firme non avanza. Mancano. Tutto il mondo è Palesi, Palesi, che ha sulla coscienza quel tiro scivolato. Un po' troppo centrale, dove Cannavò è riuscito a parare e a far ripartire Lojodic. Allargato per l'UFO, Zaccaria contro l'altro UFO. Lo Iodic, ancora tutto il mondo è Palesi. Corri, mi stringi. Largo c'è il prof, che si prende palla, ancora tutto il mondo è Palesi. Sempre il prof che gli dice tira, tira, devi provarla. Tira. Il prof da lì allo specchio chiuso. È tutto il mondo che si deve prendere la responsabilità. Non lo fa nemmeno stavolta. Ha paura adesso tutto il mondo Palesi a tirare. Adesso c'è Zaccaria. C'hanno paura, c'hanno paura. Sì. C'hanno paura tutti e due. Potevano alzare. Ah, Porrini, stringi. Pallone per il prof. Zaccaria. Ultimi 60 secondi. Se avete cuore di resistere, sapremo. Chi tra Olimpo e Fucina andrà al terzo piano? Oh, il prof non tira, il prof tira ora. Ma la grande parata di Cannavò, prima. Ma è ancora Olimpo in possesso palla. Pallone per Palesi. Sì, bravo. Zaccaria, sì, al sì. limite, manca 50 secondi. Tutto il mondo sì. è Palesi. Zaccaria, Zaccaria, Zaccaria. Lo sciamano, Zaccaria, riporta la testa davanti. Si è bravo, messo lui, mancino. Ragazzi, lì a fare da play, a prendersi la responsabilità. Non ha avuto paura. Non ha avuto paura. E siamo 5-4. Se 45 vince l'Olimpo, Zaccaria è MVP. Sul cronometro, la Fucina deve segnare per andare agli shootout. Sì, ti dico, non c'è Loco Picci. E non c'è Loco Picci. Non c'è Loco Picci, ragazzi. Orellana, Cannataro e Lojodic. 40 secondi, hanno ce la può fare. Tra ce i la piedi può fare. La palla del possibile pareggio. Oppure se ne andranno a casa. Hanno 37 secondi. Orellana. Di lei libero, Orellana, di lei libero, bravo. Pressing asfissiante del prof, che forse la tocca di mano. Cos'è, punizione? Sarebbe stato meglio dare il vantaggio allo Iodice qui. Non lo so, però attenzione. Scusa, come tira senza portiere? Ha ammonito il prof. Ha ammonito il prof, non ha avuto dubbi l'arbitro. Forse involontario, forse no. Però cosa fai? Fai la barriera e gli lasci il tiro o lasci uno da solo? Sì, non c'è il portiere. Ah, c'è il portiere. Perché io sono cazzi a cagare? Io faccio la barriera ed esco fuori. Ma perché non mi fate entrare? Ma attenzione, ma dicono che ci ha pigliato. Ma si vede da qua. Non sta nella pelle il numero 9 della Fucina. Vabbè, questa è la sua, eh. Cosa fa? Poi non metterlo. Però ragazzi, col mancino. Che emozioni. Lo Iodice forse doveva stare termine. Giù, che c'ha più specchio. È uno schema. Lo Iodice, no, e allora giocare, tutto da rifare. Okay. Non tirano in porta. Cannataro. Chiudono ogni linea di passaggio. Il prof e tutto il mondo è Palesi. Giocala lasciano di libero là. Orellana. Ma giocala di là. Non lasciano libero lo Iodice. Non lasciano libero Cannataro. Eccolo qua Orellana che gioca di prima. È difficile mantenere questo pallone. Manca 7 secondi. Orellana deve tirare. Orellana deve tirare. Lo deve fare lo Iodice. Lo Iodice deve farlo. Uno. E finisce qui. L'Olimpo eliminano la Ma puoi giocarti così, ma puoi giocartela così. Non puoi giocartela così. Adesso va a menare qualcuno. Ma Loco Picci deve per forza entrare in campo e fare la differenza. Allora ti dico, in questa partita qua gli Olimpo hanno giocato da Fucina, la Fucina ha giocato da Olimpo, ovvero molto molto bene, a tratti un primo tempo spettacolare, un secondo tempo comunque l'hanno rimessa in piedi. Posso dire che però gli Olimpo con i singoli, perché ragazzi, no, ce l'ho scritto qua, c'è un nome, no, esatto, lo sciamano qua. Del Monte Ketama. Zaccaria, siamo alle finals. Il Loco se ne va.
Ah no, questa era Jurassic Park, aspetta. Una di sconfitta. Non ce l'ho adesso. Solo Mena, adesso se ne accorge lo Mena. Beh, vi dirò, il format così continua a non convincere del tutto. Nel senso che è un misto tra il live e il montaggio, insomma. Vabbè, voglio dire una cosa. Non mi fa venire nessuno dalla società qua. Non vuole nessuno dalla società qua. Nessuno. Né allenatore, né presidente, e né nessuno. Bravi tutti. Dal primo all'ultimo. Bravi tutti. Addirittura. Tutti. Abbiamo fatto una partita incredibile. Una sola domanda ti faccio. Perché solo ora? Perché solo ora? Dai, giocate con sta squadra di... No, non voglio rispoiler per il prossimo episodio. Grazie a tutti di essere stati con me in questa... in questa reaction review della puntata 3 della GOT. Ci vediamo per la puntata 4 tra un paio di giorni. Farò la live, magari l'annuncio, e dopo metterò su YouTube come sempre. Ciao a tutti da Patoco.